Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Scoppia il caso che era già scoppiato, ma alla fine i nodi vengono al pettine. Parliamo del piano anti-Covid, quel documento che venne tenuto riservato. Viene presentato un ricorso contro il ministro della Salute, Roberto Speranza. Fratelli d'Italia dice il governo ha il dovere di informarci. Il caos che c'è stato a inizio anno tra il governo, gli esperti e la prossima convocazione del ministro della Salute in un'aula di tribunale. Dovranno spiegare molte cose. L'udienza è già stata notificata. I ricorrenti contestano l'illegittimità del silenzio serbato del ministro della Salute e chiedono al giudice di condannare l'amministrazione a rendere noto il piano. Portiamo il governo in tribunale, dice Bignami, perché non è ammissibile che nasconda dati, informazioni, notizie su cui poi impone agli italiani DPCM su DPCM, con misure a dir poco discutibili. Conte cosa vuole? Un atto di fede? Almeno faccia chiarezza con i parlamentari e fornisca loro i documenti. Gemmato, che è segretario della 12ª Commissione Affari Sociali e Sanità alla Camera dei Deputati, non dice che non ha avuto modo di leggere alcunché e ora ritiene di avere un interesse specifico a farsi recapitare il piano. Il piano che poi era stato pubblicato dal Corriere della Sera e dice: ma se lo hanno consegnato prima ai giornalisti di area che ai deputati è grave, dice Bignami, perché siamo noi ad essere chiamati a votare in nome per conto del popolo italiano, non i giornali. Ma ad aprile Andrea Urbani, dirigente del Ministero della Salute e membro del CTS, fa un'intervista con il Corrierone della Sera e assicura che nelle prime fasi c'era un piano secretato, ben preciso, in cui erano contenuti numeri sui contagi da far paura. L'effetto è dirompente, i governatori non ne sanno nulla e protestano. I media lo chiedono a Roberto Speranza, che subito inizia a derubricarlo a semplice studio di previsione. Nessun piano, solo un'analisi. Ma il governo sapeva da subito. Delle prime settimane dell'anno sapeva con un piano ben preciso che Stefano Merler aveva detto: attenzione, questa non è una cosa seria, è una cosa serissima. C'è un piano ben preciso di quello che potrà succedere. E non, la possibilità che non succeda non esiste. Potrà succedere in diversi modi. Punto 1, punto 2, punto 3, diverse opzioni di quello che succederà, non che potrà succedere, ma che succederà. Ci può essere questo caso con meno morti, questo caso con un certo numero di morti, questo caso con tantissimi morti. Poi l'Italia è finita nel primo caso, quello con dai 35.000 ai 60.000 morti. Ma è ancora in atto, ancora i morti continuano a esserci ogni giorno. Quindi il governo sapeva. Che cosa ha fatto il governo che sapeva? L'abbiamo visto anche in altri video. Prima di tutto non ha comprato mascherine, non ha comprato camici. Da lì a pochi giorni, pochissimi giorni, il ministro degli esteri Gigino Di Maio il Grande, l'uomo che sussurra al virus, aveva regalato 18 tonnellate di mascherine e camici alla Cina, quelli che poi sarebbero tragicamente mancati in Italia. Quindi il governo sapeva, il governo ha regalato, il governo sapeva e non ha comprato camici, mascherine, respiratori, non ha aumentato i letti in terapia intensiva, non ha assunto infermieri, non ha assunto medici, non ha informato le regioni che sono responsabili della sanità, non ha fatto praticamente nulla. Se non Zingaretti andare a mangiare nei ristoranti cinesi dicendo l'unico virus è il razzismo e Conte che rideva quando i governatori della Lega del Nord dicevano di chiudere i confini, se lasciate fare agli esperti, un po' con un modo come dire, ma
Ma cosa state dicendo, ignoranti? Praticamente era questo il pensiero, non l'ha detto lui, ma ovviamente era come dire, lasciate fare agli esperti, no? Lasciate fare. E così tra il sarcasmo di Conte, Zingaretti che faceva gli aperitivi e diceva che l'unico razzismo era quello contro i cinesi, arriva poi la malattia come in questo piano segretato, o meglio, riservato, c'era l'obbligo di non parlarne, non era un segreto di Stato, ma era un piano segreto, non un segreto di Stato, ma un piano segreto. Ecco, non è la stessa cosa, attenzione. La faccenda sembra finita poi, a maggio però alcuni cronisti fanno un accesso agli atti e il ministero invia loro un altro studio, quello redatto da Stefano Merler, e per un po' i due documenti si confondono. Speranza insiste che un piano di risposta vero e proprio non esiste e che in realtà si tratta solo di un'analisi previsionale o poco più. Quel documento invece c'è come, tanto che alla fine verrà pubblicato dal Corriere della Sera e si intitola proprio Piano Nazionale Sanitario in risposta a un'eventuale emergenza pandemica da Covid-19. Il caos poi c'è. In alcuni punti il documento è anche misterioso ed è ricostruito con rivelazioni inedite nel libro nero del coronavirus, edito da Historica Edizioni. Nei verbali del CTS, infatti, il piano viene citato più volte e la sua approvazione, che risale al 2 marzo, è successiva di 10 giorni alla presentazione del rapporto Merler. All'interno sono contenute indicazioni su come reagire ad un eventuale contagio. Fare scorta di mascherine, aumentare le terapie intensive, incrementare i posti letto in ospedale. Il governo dice che non è segreto, in effetti non è stato secretato, è stato tenuto segreto, sono due cose diverse. Il segreto di Stato è una procedura che proprio pone il sigillo del segreto di Stato su un documento, mentre tenerlo segreto è un'altra cosa, cioè non renderlo pubblico. Ma non è un segreto di Stato. Quindi il governo si dimena tra le parole, non è un segreto di Stato, ma è stato tenuto segreto. E poi dice, le regioni dicono un piano di emergenza sanitaria, non l'abbiamo mai ricevuto, mai ricevuto. Neanche i parlamentari che lo richiedono a gran voce. Così c'è poi la storia continua su questo piano che non è stato reso pubblico e adesso Speranza dovrà probabilmente rispondere ai giudici di queste domande. Io vi ringrazio, vi invito ad iscrivervi al canale, siamo anche in Instagram, in Facebook e nell'altro canale Teleitalia Seconda Rete. Grazie e buon proseguimento di giornata, arrivederci.